Non dobbiamo spostarci lontano per trovare qualcosa di molto importante in tutto il mondo. Il mutuo soccorso, infatti, nasce proprio qui, a Pinerolo. Ma che cos'è il mutuo soccorso e in quale contesto storico nasce? Il mutuo soccorso è una forma di solidarietà tra lavoratori. Nasce in un contesto in cui i lavoratori erano lasciati a se stessi, non c'era tutela sanitaria, non c'era una tutela previdenziale. Invece dal 1848, quando è stato emanato lo Statuto Albertino, finalmente dal basso nasce questa nuova forma di solidarietà e di aiuto reciproco che, mettendo insieme le risorse e le forze dei lavoratori, riesce a dare una tutela, riesce a dare delle condizioni di vita e di lavoro migliori. La prima società di mutuo soccorso è quella fondata a Pinerolo il 12 ottobre del 1848. Ovviamente è stata fondata in una città del Regno Sabaudo per lo Statuto Albertino, no? Che è stato il primo in Italia a concedere la libertà di associazione. E anche per questo motivo il Piemonte è la regione che ha avuto il maggior sviluppo di società di mutuo soccorso. Nella dichiarazione dello Statuto Albertino venne concessa la libertà di riunione di gruppi composti da diverse professioni. Uno tra questi gruppi era la prima associazione di mutuo soccorso. Coloro che usufruivano del mutuo soccorso erano operai. Ovviamente oggi noi intendiamo la parola operaio come operatore di grandi stabilimenti industriali. Invece allora un operaio era un operaio di bottega essenzialmente. Erano fabbri, erano minusieri, erano decoratori, anche pittori. Una grande innovazione, oltre alla libertà di aggregazione per gli uomini, fu la possibilità per le donne di partecipare attivamente e creare delle associazioni femminili. Alcune società di mutuo soccorso erano squisitamente maschili, invece ne furono fondate anche di esclusivamente femminili, o ad esempio come quella di Torino, rivolta ad ambo i sessi. Ad esempio la società di mutuo soccorso femminile di Pinerolo è stata fondata solamente 3 anni dopo quella maschile, e le donne operaie ovviamente partivano da una posizione svantaggiata rispetto agli uomini. Le condizioni di lavoro erano peggiori anche per la paga, per la maggior precarietà del lavoro. Invece le società di mutuo soccorso femminili rappresentavano uno scoglio di salvezza a cui aggrapparsi. La fratellanza era un principio necessario per la vita delle società di mutuo soccorso e si manifestava attraverso aiuti reciproci dei membri sotto forme differenti. Il mutuo soccorso offriva un numero molto alto di servizi, a partire dall'assistenza sanitaria, poi andando verso l'istruzione e anche verso eventi culturali. Soprattutto riguardo all'assistenza sanitaria, finalmente i lavoratori potevano accedere a un medico e in caso di infortunio potevano ricevere assistenza e non perdere automaticamente lo stipendio e continuare a dar da mangiare alla propria famiglia. Dalla metà del XIX secolo ad oggi, il concetto di mutualismo però è cambiato radicalmente, affrontando numerosi ostacoli, come per esempio il ventennio fascista. Ovviamente il fascismo non era per niente favorevole all'auto-organizzazione popolare prevista nelle società di mutuo soccorso, quindi ha cercato di controllarle mettendole tutte insieme sotto il suo controllo, eccetera. Ci sono episodi di resistenza a questa logica del fascismo, anche partendo da cose piccole, no? Si racconta che le persone nascondevano la bandiera, no? Che aveva un valore simbolico molto importante, perché i fascisti non riuscissero a prenderla.
E dopo il fascismo, dopo la liberazione, è ripartito il movimento, ma con un taglio diverso e senza la forza iniziale. Tutt'oggi la società di mutuo soccorso pinerolese, per mantenere vivo il concetto di mutualismo e per ricordare la sua origine, ha aperto un museo dedicato con un percorso strutturato in varie sale per raccontare la sua storia ai visitatori. La creazione di questo museo nasce un po' per trasmettere quelli che sono i valori del mutuo soccorso, i valori di solidarietà, di aiuto reciproco, ed è anche un modo per raccontare ai giovani, a coloro che non hanno vissuto questa realtà e a coloro che verranno, la forza e l'importanza che ha la solidarietà nella nostra società, perché senza solidarietà, se ognuno va per la propria strada, crolla tutto prima o poi. Dopo più di 150 anni di storia e cambiamenti, l'associazione di Pinerolo offre ancora servizi alla comunità, come l'ambulatorio sociale situato nel medesimo edificio storico del museo, in via Silvio Pellico 19. L'associazione di mutuo soccorso di Pinerolo svolge fondamentalmente due tipi di attività, diciamo. La prima, la più importante, è quella dell'ambulatorio, che svolge queste attività: visite specialiste e non specialiste, anche visite generiche alle persone che ne hanno bisogno. In più, oltre alle visite mediche, esistono tre sportelli: uno sportello legale, uno sportello di educazione alimentare, in più c'è lo sportello psicologico, che forse è quello che oggi funziona meglio, dove alcune psicologhe mettono le loro competenze al servizio sia dei cittadini sia dei giovani, e qui si aprirebbe un grosso capitolo sull'effetto del Covid e delle misure relative rispetto agli adolescenti, alla scuola, eccetera, eccetera. Le società esistenti, se saranno rimpolpate dalle giovani generazioni, se si saprà individuare qual è lo spirito attuale e il campo di applicazione del mutuo soccorso, perché lo spirito in qualche modo è sempre quello: gruppi di persone si mettono insieme per ottenere, dato l'aiuto reciproco, degli obiettivi che da soli non potrebbero raggiungere. La società mutualista affonda le proprie radici in un concetto che al giorno d'oggi è passato in secondo piano, ovvero la solidarietà, la fratellanza, la fiducia, con una parola propria del mutuo soccorso, la reciprocanza. Fratellanza nel mutuo soccorso significa prendersi cura gli uni degli altri, significa fare ciascuno la propria parte e mettere ciascuno le proprie forze in campo per aiutarsi a vicenda, perché solamente se tutti collaborano e tutti mettono insieme le proprie forze, allora davvero tutti possono ricevere benefici e un aiuto. La potenzialità del mutualismo è sotto gli occhi di tutti, no? Oggi moltissimi parlano di mutuo soccorso, di mutualismo, no? E però qual è la strada da percorrere in questo senso? Perché il mutualismo non è assistenza. Il mutualismo presuppone uno scambio reciproco di aiuto, no? E qui si tratterà di vedere se si è in grado di costruire delle forme che superino l'individualismo verso cui siamo orientati dall'organizzazione sociale attuale.